ultima domenica prima del Santo Natale. Allora, una domanda è d'obbligo: come siamo arrivati al Natale? Ci siamo impegnati a riscoprire maggiormente la fede in queste settimane di avvento oppure no? Io spero che queste settimane non siano trascorse in modo arido, senza stimoli. Mi auguro invece che ognuno di noi abbia potuto rinnovare la fede. Oggi, ultimo Vangelo domenicale, prima della solennità del Natale, ci dona delle piste meravigliose per questo ultimo sprint verso il Natale. Innanzitutto è un Vangelo al femminile, un Vangelo molto umano, un Vangelo molto vero. È l'incontro tra Maria ed Elisabetta, due donne che cercano nella loro vita un intervento di Dio, cercano una consolazione dall'Eterno, un soccorso dal Creatore, una risposta di Dio nel gomitolo della complessità della vita. E chissà quante volte anche noi ci troviamo come loro, in ricerca della presenza concreta di Dio nel corso della vita che passa giorno dopo giorno. Bene, il Vangelo di oggi si può riassumere in tre verbi che poi saranno aderenti anche alla nostra vita, e sono i tre verbi che coincidono nella vita di Maria e di Elisabetta, e sono questi: andare, credere e gioire. Partiamo dal primo verbo, andare. L'andare di Maria, il mettersi in cammino di Maria in questo Vangelo è qualcosa di straordinario, perché Maria, prima di incamminarsi, di andare, riceve due annunci di vita, due annunci di maternità, potremmo dire due annunci di nuova generazione. Innanzitutto il suo, dall'Arcangelo Gabriele, per conto di Dio, e secondo quello di Elisabetta, di sua cugina, chiamata donna sterile. E infatti poi il Vangelo dell'Annunciazione termina proprio con la frase: nulla è impossibile a Dio. Ecco, Maria capisce l'onnipotenza di Dio. Maria, nell'incontrare la potenza, la gloria di Dio, diventa gravida di Dio, incinta di luce, colma di amore, piena di grazia. E allora Maria corre dalla cugina per condividere questa maternità inaspettata. Anzi, il testo greco è si leva, quasi un risorgere dalla sua vita. Allora, come leggere, come incarnare questo andare di Maria nella nostra vita oggi, vicino al Natale del 2021? L'azione di Maria deve far rompere i tanti freni che noi mettiamo nella vita, specialmente quando si tratta di fede. Dobbiamo essere consapevoli che anche noi, in virtù del battesimo, siamo pieni di Spirito Santo e non dobbiamo essere cristiani spenti e stanchi. Siamo tutti, tra virgolette, in un certo senso, incinti dell'amore di Dio, pieni di grazia come Maria. Siamo tutti abitati da Dio. Mai fare abortire questo seme di eternità che ci abita dentro. Mi verrebbe da dire che andare è il verbo dell'amare, perché chi ama si mette in gioco, chi ama si incammina, chi ama si muove. Maria infatti con amore ha accolto la parola di Dio. Maria con amore corre dalla cugina Elisabetta. Maria con amore ama Dio e il prossimo concretamente. Che bel verbo questo andare. Facciamolo diventare nostro. Facciamo noi il primo passo. Un cristiano non può sempre aspettare che siano gli altri. Noi siamo chiamati a fare il primo passo
nel linguaggio dell'affetto, nel linguaggio della misericordia, nel linguaggio della consolazione. Ecco, dopo il verbo andare c'è il verbo credere. Infatti una frase molto incisiva del Vangelo di questa domenica è: beata te che hai creduto. Poche parole di Elisabetta verso Maria, ma è il più bel complimento che Maria possa ricevere, che ognuno di noi può ricevere o che noi possiamo fare a qualcuno. Beato te che hai creduto, come a dire: lo so che è tanto difficile credere nel mondo di oggi, ma ci sei riuscito. Oggi siamo immersi in una capsula anestetizzata spiritualmente. Oggi ci viene difficile credere. E se ci fidiamo di Dio, siamo magari considerati dei pazzi. Invece dobbiamo trovare il tempo per Dio. Se vogliamo vedere la presenza di Dio, dobbiamo credere, dargli l'opportunità che la sua opera si faccia concreta nella nostra vita. Dio cerca di intercettare ognuno di noi nella quotidianità, però dobbiamo accoglierlo, dobbiamo lasciare aperta la porta del cuore e ascoltare il silenzio per sentirlo. Sì, ascoltare il silenzio di Dio per sentire Dio nella nostra vita. La fede ci porta a delle altezze di vita inaspettate e meravigliose, ma bisogna avere il coraggio di credere. È necessario trovare il tempo per entrare in relazione con Dio, altrimenti non gli lasciamo lo spazio per amarci, per accoglierci, per operare in noi. Altrimenti la nostra fede è una fede solo fatta di parole e non di fatti. La fede, quella vera, il credere, quello concreto, e ascoltare la voce di Dio e fidarsi come ha fatto Maria. Allora si può dire che credere è dare spazio a Dio e meno al proprio io. Credere significa fidarsi. Dovremmo tutti ricevere il complimento di Maria: beato te che hai creduto. Tocchiamo allora l'ultimo verbo dopo andare e credere, è il tempo del gioire. Proprio domenica scorsa era la domenica della gioia, domenica gaudete. La gioia è uno stato di vita altissimo. Se ci pensiamo bene, è lo stato di vita più ricercato e desiderato da tutti. E nel Vangelo di oggi lo vediamo in tutto il suo splendore. Lo vediamo nella tenerezza di due bambini e nella gioia di due mamme. Maria, scoprendo la tenerezza di Dio, va a portarla ad Elisabetta con gioia, e questo fa sussultare in grembo Giovanni Battista, che con la gioia riesce appunto a comunicare la stessa gioia a Gesù. Due ventri che si parlano, due donne che gioiscono. Ecco la gioia contagiosa del Vangelo di questa domenica. Oggi nel mondo manca proprio la gioia contagiosa. Lo so che è difficile vivere in uno stato di gioia, ma dobbiamo cercare di scrollarci di dosso quella negatività, quel pessimismo che il mondo ci vuole fare vivere. È bello trovare persone che si incoraggiano a vicenda, che si sostengono, che cercano di rialzare il prossimo. Non cerchiamo sempre scuse per lamentarci, per piangerci addosso. Il mondo non cambia, ma può cambiare il nostro sguardo sul mondo e su quanto ogni giorno noi viviamo. La gioia è questo stato di vita che non fa cambiare il corso delle vite, ma fa in modo che i nostri occhi guardino la nostra vita e le vite degli altri in modo diverso. E allora concludo con una frase di una santa poco conosciuta, vissuta nel 1500 più o meno, una monaca, Santa Camilla Battista da Varano. Ecco, questa santa è famosa, possiamo dire, per una frase molto molto bella, profonda, e che unisce un po' i tre verbi di oggi: andare, credere e gioire.
Ecco la frase di Santa Camilla Battista da Varano: cammina, corri, vola nella via di Dio. I virtuosi camminano, i sapienti corrono, gli innamorati volano. Se puoi correre, non camminare. Se puoi volare, non correre, perché il tempo si è fatto breve.